Come poteva essere la storia di Noemi se avesse avuto la forza di denunciare, di comprendere che era vittima di una violenza? Noi abbiamo cercato in tutti i modi di denunciare. Non era purtroppo una denuncia vera e propria, perché quando si chiede aiuto alle istituzioni, come i carabinieri o anche la scuola, avrebbero dovuto in primis mettersi a servizio della persona che chiede aiuto. Ritorniamo ai 4 anni fa, perché sono passati già 4 anni che mia figlia non c'è. Se tutto questo fosse successo, ad essere state aiutate allora, mia figlia sarebbe qui con me. Ci sono tante vittime, non solo di violenza, perché la violenza non è soltanto quella fisica, ma anche psicologica, familiare, lavorativa. Ci sono tanti tipi di violenza e basta con ogni tipo di violenza. Noi siamo libere, nasciamo libere e dobbiamo continuare ad essere libere. Libertà di espressione e di pensiero deve essere alla base sempre per il nostro percorso di vita, e questo dobbiamo insegnare, secondo me, ai nostri figli e alle generazioni a venire. Io vedo ogni giorno le donne che subiscono violenza e sono vittime di femminicidio. Lo Stato tutela gli assassini, tutela i carnefici, e questo non va bene. Deve tutelare chi non c'è più, purtroppo, e quindi devono cambiare le leggi, ci devono essere delle pene severe. Chi toglie la vita non ha il diritto di uscire fuori dal carcere, deve rimanere dentro.